Ecco, ha preso l'acqua, è me. carico, carico. È sempre sono carico, carico. Sono ecco. carico. sono carico. Ma partiamo subito sì. in questa nuova parte di cose di calcio. Francesco. E ancora non avete visto niente. Niente. Ancora avete visto niente. Allora, che abbiamo? Che Lorenzo Stovini, grande ex difensore, roccioso, arcigno. Come non ne fanno più? Lorenzo, buonasera, buonanotte quasi. <ride> Ciao, buonasera a tutti voi attenzione perché là dietro vedi c'è Lecce, c'è il Catania, ha giocato nel Catania e tra l'altro ha affrontato anche grandi calciatori, tra poco abbiamo anche delle foto che vedremo ma e, la però... domanda principale è, nella giornata di ieri, ma chi hai Fado, Lecce o Fiorentina? Eh? no vabbè, eh, Lecce eh. è una storia diciamo importante ma il mio cuore sempre sarà sempre viola eh, il cuore è viola, e eh. tra l'altro. Una... Anche se ieri ha fatto una figuraccia, secondo me, per certi versi. Ecco perché una figuraccia. In realtà, noi proprio in queste settimane parlavamo di questa, uh, diciamo, carriera di italiano e di come l'anno scorso tutti a Osannarlo, quest'anno con, anno, con invece... 75 milioni, hanno comprato sì. un sacco di giocatori con quei soldi di Vlaovic. Poi abbiamo comunque... visto la partita di ieri. Era meglio chiudersi tutti e due gli occhi, forse. No, ma io, il primo tempo, la Fiorentina purtroppo è stata veramente inguardabile. Il secondo tempo, magari, si è un po' ripresa: fatto per il gran gol qua a me. però non è la Fiorentina assolutamente che tutti, diciamo, si aspettano. Chiaramente, la partita di Coppa, tutti pensavano che magari dopo aver vinto con, con gli scozzesi, che nessuno me ne voglia, ma insomma, è una squadra normalissima, eh, non si poteva pensare di andare a fare. Una passeggiata anche a Lecce, infatti, per certi pezzi è andata bene mm, sì. secondo tempo, magari è così. Ecco, hai fatto vedere qualcosa. Però ai dieci punti praticamente. La Fiorentina non sta rendendo assolutamente per quelle che erano le aspettative. No, non solo per le aspettative, ma per anche, anche per la qualità della rosa. No, sì. eh, certo, cioè, la nessuno la si aspettava uh, questa parte della classifica in cui si è posizionata oggi uh, la Fiorentina. Beh, dopo il mercato eh, molti si aspettavano numeri completamente diversi. Andiamo a, a vedere insieme la classifica della Serie A con uh, ovviamente questa decima giornata, quindi è parziale il eh, cammino. No, la parte destra con soli 9 punti, 14 eh. posto. Lorenzo, eh, dopo 10 giornate ci sono squadre che cambiano allenatore già, eh? Forse doveva farlo anche la Juventus, che non è così lontana dalla parte destra della classifica. Ma la Juventus credo sia un'altra storia. Il discorso del cambio allenatore della Juventus credo sia più un fatto economico, insomma. Dovete andare via allegri, da quello che si sa, dovrebbero corrispondere agli svariati milioni di euro. però La Juventus è un'altra storia, anche se sta facendo veramente un, un campionato bruttissimo. L'ha vinto col Torino, ma diciamo può essere un primo passo per una prima risalita, ma per quello che ha fatto vedere fino adesso è veramente veramente complicato che possa risalire anche se ci ha, ci ha abituato e ci abituerà sicuramente a delle grandi riprese allora, tra, tra l'altro io vorrei che io vedo queste immagini questa maglietta del, del, del Catania ovviamente con un'opera un d'arte praticamente non è più una maglia Lorenzo allora sì, il radio No, il radio lo scorso anno Lorenzo mi ha promesso un paio di pantaloncini. Che noi non abbiamo mai. Sto scherzando. Ma io non lo so, ma vai a giocare. Vedere, vorrei vedere insieme a Lorenzo. Però che l'anno scorso il radio non l'abbiamo potuto fare. Quindi, in televisione adesso sono le immagini, quindi possiamo farlo. delle fotografie. Perché questo è Lorenzo che credo sia in trasferta, sicuramente. Ai tempi del. Sì, ma qua ero giovane, però! Eh, sei ancora giovane, Lorenzo. Ai tempi del Catania, questo. Cambiamo un attimo fotografia. Andiamo. Eccolo qua. Fermi tutti qui è a contrasto sempre ai tempi del Catania a San Siro contro l'Inter contro Adriano ecco come si ferma Adriano perché io mi <ride> ricordo lo vidi da bambino eh, e ho queste immagini di questo ascensore, queste porte che si aprono in un hotel, erano in trasferta già cioè contro Lazio e, e uscì questo praticamente uomo gigante, enorme eh, enorme come si ferma uno così fortissimo tra l'altro ma, ma Adriano ai tempi miei insomma era grandissimo giocatore faceva veramente impressione poi una potenza fisica una grande tecnica insomma ha fatto vedere grandissime cose poi quello che è successo dopo insomma sono, sono altri discorsi però era un giocatore veramente importante imponente insomma fa faceva sentire veramente tutto tutto il peso suo in qualsiasi situazione ecco il Lecce ad oggi è sedicesimo, quali sono gli errori che vede preponderanti, che continuano a ripetere partita dopo partita questo team, questa squadra? Ma io ho giocato 5 anni a Lecce ho sempre lottato per la salvezza, quindi quando lotti per la salvezza ogni partita è una finale. Gli errori purtroppo ci possono stare perché è normale. Non è che ci sono errori, è che quando sei in una certa posizione di classifica sai che devi lottare per un obiettivo, non è facile fare tutte le partite al top, al 100%, certo. 100 e gli sbagli ci sono. È normale che ti devi, te la devi lottare fino alla fine, quindi non puoi mai pensare di arrivare prima delle altre. Devi sapere che puoi arrivare anche la prima giornata, come sempre è sempre successo anche, anche a me, anche a noi, eh, con l'acqua alla gola. Quindi... È Normale che c'è molta più tensione rispetto ad altre situazioni, però devi, devi saperla gestire al meglio. E poi, magari, quando arriva magari il punto finale, riesci a raggiungere l'obiettivo, è veramente una grande soddisfazione. Io ho sempre lottato per la salvezza, quindi so cosa vuol dire questo discorso. È tosta, non deve essere semplice anche a livello nervoso, no? Andare a iniziare l'anno giocare so che per l'obiettivo è un che... conto e giocare per la salvezza un altro, eh, appunto. Mato. Possiamo dire che è già iniziata la lotta alla salvezza in Serie A o è ancora troppo presto per parlarne? Ma Di solito si dice sempre che comincia l'inizio del campionato, però adesso che diciamo che si sta cominciando a delineare un po' quali saranno le squadre che, che si andranno a giocare. Vedremo poi anche il fatto dello stop del mondiale, chi, chi saprà gestire al meglio il mese e mezzo di, di stop che c'è, poi contando che poi ci sarà anche il mercato che... Alle volte con accorgimenti importanti si, si possono anche cambiare le situazioni. Ecco, questo è un contrasto con Vucic. Tra l'altro, questa credo sia una partita importante, Lorenzo. Mm. No? Era l'ultima di campionato dove la Roma andò vicinissima ad uno scudetto che poi vinse <ride> l'Inter, anche Alvano Bizzarra in porta. E qui eh, è una vittoria, credo, del. No, quello è qualche anno successivo. Comunque sia a contrasto con un certo Zlatan Ibrahimovic. Ecco, abbiamo detto come si fermava. Eh, Adriano, Un grande come si ferma. Ibra eh, Ibra. È uno, diciamo sportivamente parlando, uno dei più ignoranti veramente. Cortissimo. Lì la palla ce l'avevi tu. Però è eh. eh, chi se lo ricorda più, eh, l'abbiamo vista. <ride> no. ho, avuto, ho avuto la fortuna di giocare contro grandi campioni, diciamo nei miei tempi. Insomma, era la serie A. Forse, forse la più bella, o meglio, non so se la più bella, però anni più importanti, quando veramente tutti i giocatori volevano venire in Italia, non magari come gli ultimi anni, però sono tutti campioni che veramente ho, ho avuto la fortuna, e sottolineo fortuna, di, di poter affrontare e, e confrontarsi. Poi chiaramente loro giocano in squadre che hanno obiettivi diversi, quindi è normale che il tasso tecnico sia molto diverso. Ecco, parliamo di giocatori. Io invece voglio sapere se lei si rivede in qualche difensore. No, no, mi lei, per favore. No, ecco, se ti rivedi, in qualche giocatore, in qualche difensore mh, che gioca e che me li dà nel. Ma non lo so. Sinceramente, no, non ci ho fatto caso. Lo seguo sempre, seguo magari più la Fiorentina che altre cose, però, cerco sempre di. Di farmi un po' una cultura su tutto, anche, anche su altri campionati, su altre categorie, però non, non saprei su, su chi mi rivedo, anche perché insomma sono stato un giocatore normalissimo. Quindi, ripeto, sono contento di aver affrontato veramente grandi campioni perché puoi imparare, puoi, puoi fare bene. Nel mio piccolo ho cercato di fare il mio, poi. Sono sempre arrivato a fare 350 presenze in serie A eh, appunto e... un giocatore è... tanto normale. Con sei, anche perché <ride> giocavi in, in no, quella no, serie A che normale, era il campione. Migliore al mondo. I, i, I giocatori forti sono altri, i giocatori importanti, sono altri. ecco. Poi quando giochi in certe realtà devi, devi riuscire ad, ad ambientarti in certe situazioni. Quindi va benissimo così, ecco, non, non saprei su chi rivedermi perché, sinceramente, non ce l'ho neanche pensato bene, bene. Allora, eh, Lorenzo, ci torni a trovare. Va benissimo. Però vi ringrazio molto. Piccola curiosità prima di lasciarci, ma un ruolo diverso tempo. oltre a quello di, di ex giocatore. Tipo, da allenatore ci vedi? Ma allenatore sì. ho il patentino, ce l'ho, però non mi ci vedo come allenatore. Io no. mi, mi, piace andar, mi piace più andare, mi piace più andare. Una sorta di diciamo dirige, chiamiamo dirigenziale. Mm. Mi vedo più andare a vedere i giocatori a trovare i talenti, a scovarli. Scouting bello, sì, quello bel, mi gran piace bello, tanto quello oh, sì. gran bella cosa, quello gran sì. bella cosa. Anche perché insomma, un po' di esperienza, magari ce l'ho. quindi eh. <ride> Però sei toscano, no? invece, quindi ad qualcuno... un toscano noi dobbiamo chiedere sempre se vuole fare l'allenatore. Perché sono due cose che vanno di pari passo, ovviamente adesso. Lorenzo Sovini ti mandiamo mm. un abbraccio enorme, grazie un saluto a tutti voi e vi ringrazio buona serata grazie Lorenzo grazie Stovini mille. a presto io lo devo salutare subito perdonami tra poco c'è il TG Sport ma intanto voglio vederlo un attimo perché so che c'è Cristiano eh. Abruzzese buonasera direttore di Europa video. Calcio l'ha salutato lì. così buonasera ragazzi buonasera a tutti Cristiano non ti muovere fermo lì anche Carlo fermo lì tutti fermi perché c'è il TG Sport con le immagini dei gol della Serie B Grazie Deborah, grazie Francesco per la linea, pronti a recuperare tutti i gol della giornata di Serie B che ha regalato tante emozioni, tantissime le reti realizzate in casa, in trasferta, vittorie importanti, ribaltamenti di classifica, situazioni preoccupanti ma grandi, grandissime affermazioni per molte squadre. Allora partiamo insieme con il riepilogo di tutti i risultati per questa giornata. Della serie cadetta attraverso la prima grafica, vediamo per l'appunto come sia tutto partito in coda. Lo vedete alla fine con Venezia Prosinone 1-3 e poi Bari Ascoli 0-2, Benevento Ternana 2-3, Cagliari-Brescia 2-1 cittadella Spalla 0-0. Cosenza Genoa 2-1 per il Grifone in trasferta. Il Modena che vince in casa per 5-1. Palermo Pisa si chiude 3-3 con il Palermo che è andato in vantaggio per 3-1, il Parma invece si afferma 2-0 sulla regina Allegno Tardini, Perugia su Tirol 1-2 per gli Alto Atesini. Tutto questo dà origine alla seguente classifica che vediamo insieme grazie però appunto a tutti i risultati che sono maturati. La classifica dice che la Ternana al momento... È in vetta a quota 19 punti. Segue la Regina a quota 18 e a 18 ci sono anche il Prosinone, il Bari e il Genoa. La zona playoff poi è chiusa da Parma, Brescia, Cagliari. Seguono su Tirol, Modena, Ascoli, Cosenza, Spal, Cittadella, Benevento. In zona playout Venezia e Palermo e il Pisa, la terzultima in Serie B. Como che si trova a 6 punti, e il Perugia che per l'appunto, fanalino di coda, chiude. A 4 Allora noi cominciamo facendo un passo indietro. Partiamo da venerdì con le reti viste in Venezia. Frosinone. nell'anticipo dello stadio penso. Seconda sconfitta. Dopo quella interna col Bari per il Venezia, questa volta con il Frosinone. La squadra lagunare va in rete dopo un'azione insistita con Cherishov al 42esimo del primo tempo e rientra nel, negli spogliatoi in vantaggio per una rete a zero. Vediamo da angolazione la rete della formazione veneta con un mancino e la regolarità del gol. Il pareggio arriva nella ripresa al 25 cross di frabbotta, colpo di testa di Lucioni. La situazione è di 1-1, però poi la squadra di Casa resta in 10 contro 11, in particolare per un fallo di mano che genera la doppia munizione di Ceccaroni il direttore di gara è Minelli di Roma 2 che lascia il Venezia in 10 passano pochi minuti siamo al quarantesimo assist di frabbotta, gol di Mulattieri Frosinone in vantaggio a 5 minuti dalla chiamata del recupero durante il quale al quarto giro di lancetta se ne va Borrelli che resiste al tentativo dei difensori Frosinone batte Venezia 3 a 1 e la squadra del presidente Stirpe aggancia virtualmente Regina e Bari Così si era aperta la nona giornata di Serie B con la vittoria dei Ciociari al Penso di Venezia. Ma adesso ripercorriamo insieme tutti i gol di sabato alle 14. Il Parma aggancia il Brescia, battuto alla Sardegna Arena dal Cagliari 2-1 per effetto del 2-0 imposto alla Regina. Qui il gol di Ostervolde al 51esimo e il raddoppio sotto misura di Valenti. Parma batte Regina 2-0. Al San Vito di Cosenza passa il Genova con questo calcio di rigore concesso in favore di Coda. Il Genova si sistema 18 con il Frosinone, eh, con il Bari e con la Regina. Poi c'è l'espulsione. Il Genova resta in 10 di Bani, somma di ammonizione. Strotman, ex romanista, segna il 2-0 tre minuti dopo e vince 2-1. Cagliari Brescia finisce 2-1 con un gran primo tempo dei Sardi Lumombo su passaggio di Mancosu e De Deiola che raddoppia alla 33. Non basta la rete di Elzer al 90, finisce 2-1 con 3 punti isolani. Grande partita di Tremolata 4 assist in 5 gol, il primo all'undicesimo, rete del capitano per Greffi con il Como surclassato di reti. Qui il colpo di testa ancora di Pergreffi su assist dell'ex Ternano Tremolada. Siamo al 23 e poi il terzo gol segnato da Armellino sempre su passaggio di Tremolada e il 4-0 di duo in apertura di ripresa. Si arriva poi al 72 col gol di Magnino sul passaggio di Pergreffi. la rete della bandiera di Cutrone suggerito da Cerri. Modena batte Como 5-1. Andiamo a Palermo, lo stadio della favorita, l'undicesimo il gol di Di Mariano per l'1-0. Rosanero, grande esultanza ma grande sinistra a giro di Turé per l'1-1 al venticinquesimo. 47 al primo tempo Elia, nuovo vantaggio degli isolani, che poi vanno sul 3-1 ancora con Elia al 57esimo. accorcia le distanze al 64 Il Pisa corona la sua rimonta alla Renzo Barbera con il gol, gran gol di Tramoni. Finisce 3-3, un punto per uno. Della Serie B ci regala dei gol stupendi. L'ultimo di Tramoni l'abbiamo visto. Ma anche quello di Traoré, bisogna dirlo: niente male, ovviamente. Tutta la situazione che preoccupa è legata, però. In casa Perugia, ci arriveremo. Dobbiamo anche vedere i gol della momentanea capolista La Ternana. Ma passiamo alla gara del San Nicola tra Bari e Ascoli. Quella del San Nicola è la sorpresa della giornata. Il Bari viene sconfitto dall'Ascoli che fa le prove per la realizzazione, ah, trovando poi il gol buono al 78esimo con Simic, viene però annullata la prima rete, quella di Dionisi, per un fuorigioco di partenza. Le prove però funzionano bene per la squadra marchigiana che poi il gol lo trova sotto misura proprio con Simic al minuto 78 o se volete 33esimo della ripresa, Bari 0 Ascoli 1, grande esultanza della formazione marchigiana che raddoppia con Dionisi al 90esimo, Bari 0 Ascoli 2 e la Ternana vola in vetta. Per ora di tutti i gol che abbiamo visto sicuramente il più bello resta quello di Dirissa Touré all'interno del Renzo Barbera di Palermo. Adesso vediamo insieme i gol dell'ultima gara che si è disputata all'interno di questa nona giornata e poi in chiusura recupereremo la vittoria della momentanea capolista. Però intanto ci spostiamo al Renato Curi per assistere alle reti del match tra Perugia e Suttiro. Il Perugia non ce la fa e cade anche contro il Sud Tirol, per il gol del vantaggio basta aspettare il tredicesimo quando su cross morbido di De Col arriva l'incornata di Mazzocchi, secondo gol in stagione per lui che lascia di stucco la difesa e Gori, una vera e propria doccia gelata, nella ripresa entra Melchiorri per un nervoso Livieri, il cambio di Baldini è premiato, infatti proprio la punta al cinquantesimo riceve da curato, si beve bene l'ex Nicolussi Caviglia, scarica da fuori con un destro che va all'angolino, il Sud Tirol però passa proprio nel finale, il gol, infatti, da parte di Gori che non esulta. Per il Perugia. e Crisinera quattro sconfitte di fila crisi nera per il Perugia che ora si trova in fondo alla classifica. Noi chiudiamo questa rassegna delle reti della serie cadetta con il 3-2 della Ternana sul Ciro Vigorito. A Benevento per la concomitante sconfitta del barrio al San Nicola. Per merito dell'Ascoli, Simic al 78 e Dionisi al 90 la Ternana pur andata sotto di due gol. Autorete di Giannarilli e questo curiosissimo rigore con la palla deviata dal portiere Giannarilli che concede un penalty alla Gumina. Vince al Vigorito per tre reti a due e balza in vetta da sola. Qui il raddoppio di Lagumina dal dischetto. Ma la Ternana non muore mai e va nella ripresa a segnare di testa questo tapin con il difensore centrale Sørensen. È il tredicesimo. La squadra di Cristiano Lucarelli va in gol con una rete che ricorda quella di Baggio alla Bulgaria, pettinaria al 28 per il 2-2 e la squadra umbra non si accontenta e segna un gran gol su questa respinta corta sfruttata di sinistro da Ditacchio violando il campo Sannita per 3-2. Con questa vittoria la Ternana di Cristiano Lucarelli si porta in testa la classifica. Vediamo rapidamente i posizionamenti delle varie squadre di Serie B. Lo vedete Ternana a 19, segue un gruppo a 18 squadre. composto da Regina Frosinone, Bari e Genoa. La regina al momento è seconda per la differenza reti. Seguono Parma e Brescia a 16 e il Cagliari a 14. Dal Frosinone al Cagliari. Vedrete, vedete però appunto che sono le squadre che eventualmente parteciperanno ai play qualora dovesse finire ipoteticamente oggi il campionato. Su Tirol segue a 14, Modena e Ascoli 12, Cosenza 11, Spalle Cittadella 10, Benevento 9, poi siamo nella zona complicata, quella dei play-out con Venezia e Palermo a quota 8, che si giocherebbero l'ultimo posto per non scendere in Lega Pro e restare in Serie B, e poi Pisa 7, Como 6. Perugia 4, questa era la classifica per l'appunto aggiornata, abbiamo visto tutti i gol, e dunque a me non resta altro che ripassarvi la linea Deborah Francesco a voi. E ringraziamo Eccoci. il nostro team che ha lavorato per questo TG Sportivo, Max Cannalire, Andrea Mollas e ovviamente. Il volto: Tommaso Franchi. Tommaso. E detto questo, però, noi dobbiamo correre in pubblicità. Rimanete qui tra pochissimo, altri ospiti. Un mister molto interessante, e poi si parla anche di Serie C. Ma prima. Con pubblicità. i gol, eh, con i gol.